bellissimo filato il safran della drops eh, acquistato da merceria italia artisan andremo a fare un progettino che è della drops design ma che io e la pucci abbiamo voluto leggermente variare allora vi assicuro che il progetto è talmente semplice da eh, essere veramente alla portata di tutti eh, l'unica cosa ci perderemo un po' di più nella spiegazione perché voglio farvi capire bene come prendere la, la le varie misure quindi eh, poi ovviamente in descrizione vi lascerò il link al filato a merceria italia artisan vi lascerò il link del progetto originale che troverete eh, sul sito della drops e intanto vi faccio vedere quello che già ho realizzato perché comunque è un progetto eh, realizzato a pannello, in... e quindi faremo due pannelli identici. Io uno l'ho già realizzato e quindi voglio farvi vedere appunto prima il pannello già realizzato e poi vi spiego come prendere le misure. Allora, eh, questo progetto, naturalmente, io l'ho usato con un uncinetto del 3 e mezzo, il safran può essere lavorato anche con il 3. Io ho voluto, come vedete, avere una eh, lavorazione più forata, più morbida, più ariosa, proprio perché è estate, io soffro tantissimo il caldo. Come vedete è un top, e questo top ha eh, tutta una parte che inizierà a maglia alta che continuerà lateralmente a maglia alta ma si creerà questa punta al centro dove c'è una bellissima lavorazione a V eh, con punti V ma senza eh, catenelle di separazione poi vi farò vedere bene il punto il modello originale prevedeva <coughs> qui in questa zona delle diminuzioni allora io l'ho fatto anche con le diminuzioni ma eh, io e la puccia abbiamo deciso che eh, uno le diminuzioni erano talmente poche che comunque il risultato finale era più o meno simile quindi non avevamo eh, necessità di complicarvi la vita ecco con diminuzioni varie eh, quindi abbiamo tolto le diminuzioni e siamo saliti si è salite dritte. Ovviamente il progetto originale è poi stretto al collo in questo modo e quindi vedete anche se ci fossero state delle diminuzioni mh, si sarebbero viste poco e niente. Oppure io a, mh, non facendo le diminuzioni opterò per il collo, quindi per avere una mh, canotta comunque eh, sì molto sbracciata ma con collo a barchetta e poi vi farò vedere nel corso del lavoro come poter uh, adattare la maglia addirittura ad entrambe le, uh, i modelli quindi um, vi farò vedere come tenerlo a barca se lo volete a barca come stringerlo se lo volete stringere quindi uh, vi uh, darò tutte le info per poter uh, appunto lavorare e avere... Uh, con lo stesso modello due scollature diverse eh, direi che posso passare alla spiegazione più che altro eh, di come prendere le misure e poi passiamo direttamente al progetto quindi lo iniziamo insieme Allora, io mi munisco sempre di questa figurina perché è, diciamo, la bambolina di riferimento con la quale vi dico come si prendono le misure. Allora, dipende da dove volete che cada la maglia. Quindi, se volete che la maglia cada sui fianchi e i fianchi sono la vostra parte più larga, ecco, calcolate le maglie. Per avere la larghezza del fianco, ovviamente ricordate che sono due pannelli, quindi se prendete la circonferenza, dividetela a metà. Se invece vi prendete da fianco a fianco, ehm, avete la misura giusta. Se invece la volete più alta, prendete dove volete iniziare. Se avete il seno abbondante, ecco, vi consiglio di prendere il giro seno per la misura perché. Eh, vi consiglio appunto di prendere la parte del vostro corpo, le misure sulla parte del vostro corpo più ampia, di modo da poi non rimanere ecco strizzate nella canotta. Io eh, sono partita sul fianco e ho una taglia M barra L, quindi sono partita sul fianco con 95 catenelle. Perché 95 catenelle? Perché Uh, dovete tener conto che uh, le maglie iniziali devono essere dispari. Quindi possono essere il numero che volete, l'importante è che siano dispari, quindi 95, 73, 87, l'importante è che siano dispari. Una volta arrivate ad avere le maglie dispari, farete un tot di giri fino a arrivare più o meno all'altezza del centro seno. Quindi i giri li deciderete voi, ovviamente, perché se volete la maglietta che parte dal fianco saranno dei giri, se volete la maglietta che parte dalla vita saranno giri diversi. Io ho fatto una ventina di giri, ma conto di poi allungarla perché mi sembra un po' cortina. Quindi io ho fatto 21 giri, però voi potreste eh, avere più o meno giri, non è importante eh, la lunghezza la deciderete voi in base al vostro gusto, se volete addirittura farci un copri costume o vestitino potete tranquillamente addirittura eh, fare tantissimi giri prima di arrivare alla lavorazione, eh, quindi al disegno di che poi ci troveremo qui proprio che partirà al centro, un pezzettino sotto al seno o al centro del seno, come decidete, in base alla, al tipo di scollatura che voi vorrete, perché quella parte sarà forata, quindi eh, sotto dovrete mettere o una canotta o un reggiseno e più fate piccola la V, eh, più diciamo, mh, potreste anche non mettere, mettere solo il reggiseno sotto, senza mettere canottiere o, o sottovestine varie. Detto questo, io direi che inizio con il progetto. Come potete vedere, io ho già avviato le mie 95 catenelle e ho fatto i miei 21 giri di maglia alta. Non ho ritenuto di dovervi spiegare come farli perché obiettivamente sono semplicissimi giri di maglia alta non hanno nulla di difficile proprio giri di maglia alta ora dobbiamo iniziare il disegno e vi spiego come fare allora per iniziare il disegno voi dovrete sottrarre dal vostro totale di catenelle 3 catenelle dopodiché il risultato tipo io sono a 95, ne tolgo 3, arrivo a 92. Ora dividerò 92 diviso 2 e troverò esattamente il centro dove io inizio il disegno. Perché a me servono tre maglie centrali per iniziare il disegno. Quindi togliete quelle tre. E eh, poi dividete a metà e sapete fino a quale maglia dovete arrivare lavorando la maglia alta. Quindi nel mio caso io ora andrò a lavorare 47 maglie alte, dopodiché inizierò il disegno. Mm, non ritengo di dovervi far vedere come si lavorano le 47 maglie alte comunque io sono partita ad ogni modo sempre con solo due catenelle poi ho voltato il lavoro e ho iniziato tranquillamente a lavorare le mie eh, maglie alte quindi arriverò a 47 maglie alte e da lì vi farò vedere come iniziare il nostro eh, disegno centrale quindi ci troviamo Appunto all'ultima maglia di eh, maglia alta. Una, una volta arrivata la mia 46esima maglia, e ricordate, perché io sono partita con 95 catenelle. È la 46esima maglia, se voi avete variato le catenelle di partenza, ricordate sempre quello che vi ho detto. Quindi togliete 3 dal totale, e dividete per 2 e saprete dov'è l'ultima maglia, eh, dove dovete fermarvi. A questo punto cosa facciamo? Una catenella, saltiamo una maglia sottostante e nella seguente carichiamo e andiamo a lavorare due maglie nella stessa maglia, quindi facciamo un punto V ma senza catenella di separazione. Di nuovo catenella, di nuovo saltiamo una maglia carichiamo e andiamo avanti a fare tutto il nostro giro di semplicissima maglia alta quindi veramente molto semplice quindi alla 47 ripeto per me mi sono ho fatto l'ultima maglia catenella ho saltato una maglia sottostante nella seguente ne ho lavorate due insieme ho saltato una catenella facendoci la eh, catenella di separazione e ho ricominciato a lavorare a maglia bassa per tutto questo giro quando arriverete in fondo volterete e poi vi farò vedere come proseguire col disegno eccomi arrivata di nuovo vedete in prossimità della V cosa faccio? come ho fatto nel giro precedente cosa farò? lavorerò la penultima maglia alta prima del mio disegno voilà in questo caso dovrò saltare l'ultima e la catenella quindi vado a fare due catenelle e non una quindi faccio 2 catenelle per saltare la maglia e la catenella sottostante, carico e all'interno, proprio al centro delle due maglie alte che compongono la V, vado a fare due maglie alte senza nessuna separazione, in questo modo, di nuovo due catenelle che mi servono sempre per saltare questa catenella e la prima maglia alta. Carico e vado a lavorare nella seconda e ricomincio il mio giro totalmente di eh, maglia alta. In pratica eh, tutta la lavorazione sarà composta da questi due giri perché eh, al prossimo giro creeremo un'altra V qui e un'altra V qui. Quindi ogni due giri saranno due giri, poi diventeranno eh, le V diventeranno 3 per due giri, poi diventeranno 5 per due giri, quindi comunque si lavora sempre su due giri. Ma non preoccupatevi, adesso lo facciamo insieme. Continuo questo giro eh, di maglia alta e il ritorno e vi faccio vedere come proseguire, appunto, di nuovo creando la prossima V eccoci arrivati nuovamente a dover continuare il disegno quindi eh, io vado a lavorare le maglie fino a quando non me ne rimangono due quindi questa la lavoro poi ne salto una con una catenella e nell'ultima maglia entro e vado a fare un punto v senza catenelle di separazione quindi stiamo andando a creare un nuovo punto v in questo modo tra punto v e punto v ci sono sempre due catenelle quindi vado a fare le due catenelle e di nuovo lavoro all'interno del punto v sottostante ricordatevi che non hanno catenelle di separazione questi punti v sono semplicemente due maglie lavorate nello stesso punto quindi due catenelle, e sulla prima maglia vado a creare il nostro nuovo punto V. Allora, aspettate, ecco che ci entro. Quindi lavoriamo due maglie in una sola maglia sottostante, dopodiché, una sola catenella saltiamo una maglia sottostante nella seguente riprendiamo il nostro giro di maglia alta come vedete adesso vi faccio vedere abbiamo replicato il primo giro quindi avevamo lavorato la maglia Fatto una maglia, eh, una catenella di separazione saltando la maglia sottostante e nella maglia successiva punto V di nuovo catenella di separazione saltando una maglia e avevamo ricominciato a lavorare con le nostre maglie alte. Qui abbiamo fatto la stessa cosa come se fosse la V del centro, quindi abbiamo lavorato la penultima maglia. Ne abbiamo la terzultima maglia, scusate. Abbiamo fatto una catenella di separazione saltando la maglia sottostante e sull'ultima maglia alta del giro precedente abbiamo ricreato il punto V. Quindi il prossimo giro sarà come il secondo. Quindi cosa faremo? Ci fermeremo una maglia prima, faremo due. Catenelle perché dobbiamo saltare questa maglia e la catenella punto v 2 catenelle punto v 2 catenelle punto v 2 catenelle saltando una maglia e andiamo a lavorare in quella successiva con la catenella di separazione. Comunque vi faccio vedere anche quel giro perché così secondo me riuscite a capire meglio. Eh, ve lo faccio vedere più volte in modo da eh, rendervi più comprensibile. Ecco, sono solo due giri, sono proprio solo questi due giri. Una volta a ah, due catenelle e si passa alla V successiva, quando bisogna creare una V nuova. La catenella è solo una e la maglia che si salta è solo una. Quindi, vedete, è veramente molto semplice comunque. Proseguo di nuovo con il giro di maglia alta, torno indietro e vi faccio vedere di nuovo il secondo giro. Ecco qui, sono di nuovo al disegno. Il secondo giro prevede che noi ci fermiamo sulla penultima maglia, facciamo due catenelle, quindi una. Per saltare la maglia sottostante e una per saltare la catenella entriamo al centro della V e facciamo la V sempre senza catenelle di separazione 2 catenelle di nuovo V successiva 2 maglie alte al centro delle due maglie alte sottostanti. 2 catenelle di nuovo di successiva 1 scusate il filo e 2 2 catenelle perché ovviamente devo saltare questa catenella e questa maglia carico e quindi sulla maglia a fianco ricomincio il mio normalissimo giro a maglia alta il lavoro si svolgerà in questo modo fino ad ottenere, adesso ve lo dico subito quante ne ho fatte io, allora ne ho fatte, allora sono arrivata a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. V alla tredicesima V mi sono fermata quindi andate avanti con questi due giri nel prossimo ovviamente vedete abbiamo due V uno sopra l'altra quindi nel prossimo giro dobbiamo crearne un'altra quindi ci fermeremo sarà come il primo giro ci fermiamo sulla terz'ultima facciamo la catenella e sull'ultima maglia alta creiamo la V poi 2 catenelle V 2 catenelle V 2 catenelle V 2 catenelle e di nuovo su questa maglia che sarà la prima faremo la V una catenella salteremo la maglia sottostante e ricominceremo a lavorare tutta a maglie alte quindi come vedete i giri che si ripetono sono sempre due. Il primo dove creiamo dal nulla la V e il secondo dove semplicemente facciamo le catenelle per saltare nella V già creata. Arriviamo quindi alle nostre 13, eh, io in questo caso ne ho fatte 13. Eh, se voi avete un torace più largo, potete anche fare eh, più V, decidete poi a seconda di con quante catenelle siete partite. Perché, ovviamente, ehm, ogni misura poi provatevela addosso: nel senso, vedete dove arrivate larghi dovrete arrivare a larghi allo scalfo manica perché tutto quello che sarà in più di maglie basse al termine del lavoro sarà lo scalfo manica quindi proseguite eh, quanto eh, desiderate noi ci vediamo proprio quando arriveremo scusate sposto il lavoro che sto facendo vi metto il lavoro già fatto noi ci incontreremo proprio qui dove ci vedremo proprio qui dove vi farò vedere come proseguire. Quindi ripetete questi due giri fino a quando non arrivate all'altezza dello scalfo manica. Allora, questa è ovviamente il la prima parte, quella già finita e come vedete io conto 1, contiamo da qua. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 eh, moduli a V. Io vi consiglio di arrivare almeno a 15, io sono rimasta un po' strettina. Vi consiglio a 15, comunque sappiate che va in base alla vostra taglia. La spiegazione adesso funziona così: se per voi la larghezza rimane troppo sproporzionata per lo scalfo manica invece di fare come me solo due maglie alte prima di iniziare il disegno potete tranquillamente fare più maglie alte per avere chiamiamola pettorina un po' più larghe e quindi avere uno scalfo manica meno profondo io misurandola su di me ho visto che mi piaceva così e sono andata avanti tranquillamente così ora io sono arrivata qua come vedete, sono arrivata qua. Non ho da fare grossi calcoli. In pratica, io lavorerò queste due maglie. Prima del disegno quindi farò due maglie alte 2 catenelle v 2 catenelle v 2 catenelle v 2 catenelle v quando arriverò dall'altro lato sempre 2 catenelle e lavorerò sulla prima e sulla seconda maglia che andrò a incontrare adesso lo facciamo subitissimo insieme dopodiché l'altezza ve la misurerete addosso a seconda di quanto volete che sia alta la pettorina allora, la Pucci ha camminato a maglie basse fino ad arrivare a dove voleva lei. Io sinceramente preferisco riattaccarmi perché mi è più comodo per me personalmente. Quindi che cosa andiamo a fare? Andiamo, innanzitutto non lavorare con la codina ma col filo, <ride> col nostro filo eh, di base. Quindi entriamo con una maglia bassissima sulla penultima maglia, vedete? E faccio 2 catenelle. Io inizio sempre con 2 catenelle per fare la prima maglia alta invece che con 3. Dopodiché entriamo nella prossima maglia alta in questo modo: scusate, l'inizio è sempre un po' difficile. E faccio la mia le mie due maglie alte, 2 catenelle, vado a lavorare all'interno del punto V. 1 e 2 2 catenelle sapete, tra una v e l'altra ci sono sempre 2 catenelle nuovamente 2 maglie alte al centro delle due maglie alte sottostanti: 2 catenelle, di nuovo lavoro la V in questo modo. Come sono poche, potrei anche farvele vedere tutte, così arriviamo insieme alla fine del lavoro. Quindi, di nuovo punto. Vi sono uscita da tutto un attimo. Catenelle di nuovo punto. Vi ripeto io ne ho fatti 13 voi guardate misurate su di voi quanto volete si allarga la pettorina sappiate comunque che più allargate più ehm, come si dice vi si abbassa la v al centro del seno quindi ovviamente potete invece eh, ovviare Facendo invece di due maglie di partenza, facendone qualcuna in più. Io sono partita con due. Voi potete partire anche con più maglie. Quindi vado avanti con i miei punti V. Vediamo se sono arrivata perché non so più cosa dirti. <ride> sto scherzando, sto parlando così un po' a vanvera per arrivare alla fine ecco, della riga perché questa riga sarà quella che voi ripeterete fino alla fine del lavoro. Quindi la faccio vedere bene. Qui. Sempre due catenelle. Prendetela bene la via, non entrate nelle maglie perché mi è capitato spesso lavorando di entrare magari nella prima maglia, entrate proprio bene all'interno della V, poi fatto il primo punto il secondo ci entra praticamente da solo, però state attenti a questa cosa, se no il lavoro non vi viene ben definito, rimane una cosa un po' fatta insomma uh, così male Quindi entrate sempre bene al centro 2 catenelle abbiamo finito vedete abbiamo fatto le due catenelle vado a lavorare sulla prima maglia alta vado a lavorare sulla seconda maglia alta 2 catenelle e volto il lavoro e ripeto esattamente quello che ho fatto finora. Ripeto, se la vostra pettorina vi sembra troppo stretta, invece di fare due maglie, qua potete lavorarne anche 4, 5, 6. Quante ritenete? Perché magari eh, voi volete uno scalfo manica un po' più eh, aderente. Io ho voluto tenere una cosa un po' più larga e quindi ho lavorato eh, in modo da. Eh, che fosse stretta la pettorina ma se voi la volete più larga tenete di riferimento comunque le 13 o 15 vi aggiungerete poi dei punti di maglia alta lateralmente per avere ecco la parte dello scalfo un po più eh, strettina io l'ho tenuta così proprio perché a me andava bene così ora vi dico sull'originale per me quanti giri ho fatto in questo modo e prendo subito la mia maglia così li contiamo insieme vedete? allora ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 giri lavorati così dopodiché vi faccio vedere come ho fatto il dodicesimo giro perché il dodicesimo giro l'ho lavorato in maniera diversa perché sarà quello dove noi inseriremo il nostro cordoncino per poter Uh, arricciare la nostra uh, canotta, quindi, noi adesso proseguiamo come vi ho fatto vedere ora e poi ci ritroviamo per fare l'ultimo giro per cucire la nostra maglia e fare le rifiniture, arrivati quindi ai giri che avete deciso per la vostra pettorina. Perché poi sono molto personali, Nel senso potreste farne qualcuno in più, qualcuno in meno. Di quelli che ho fatto io io uh, l'ho provata su di me e uh, 11 12 giri erano a posto concludiamo facendo in questo modo quindi facciamo 2 catenelle scusate sono entrata nel filo allora sono entrata nel filato facciamo 2 catenelle che saranno la prima maglia alta voltiamo il nostro lavoro scusate quando il lavoro è grosso diventa un po difficile girarlo <ride> così ecco voltiamo il nostro lavoro e andiamo a fare la seconda maglia alta nel vostro caso potreste averne fatte di più quindi le lavorate tutte in questo modo oggi va così Due. Maglie alte all'interno dell'archetto composto da 2 catenelle, quindi nelle catenelle di separazione una sola maglia alta al centro del punto V. Di nuovo 2 maglie alte all'interno dell'archetto da 2 catenelle, una maglia alta. All'interno del punto vi e proseguite così per tutto il giro perché andiamo a fare questo: uno si eh, creerà una minimissima diminuzione, due perché abbiamo le maglie belle larghe per poi infilare la nostra catenella che eh, fungerà da eh, culisse, quindi eh, fungerà proprio da eh, appunto. Uh, elemento che vi aiuterà a decidere se tenere il collo a barchetta oppure se avere lo scollo all'americana. Quindi io procedo per tutto il giro. Quindi lavorando 2 sulle catenelle, una al centro della V. Quindi, questo per tutto il giro, poi ovviamente lavoreremo le ultime due maglie che per voi potrebbero essere 3, 4, 5. Uh, questo dipende proprio dalla taglia che volete eseguire. Io per la mia taglia ero già giusta così, voi qua ripeto potreste anche eh, averne fatte di più lateralmente, quindi avere più maglie alte e poi il disegno. Io finisco il giro e poi vi faccio vedere con eh, due belle catenelle già fatte come andiamo a, a modellare il collo prima però di occuparci del collo, ci dobbiamo occupare della cucitura laterale, delle cuciture laterali e io le andrò a fare ad ago in questo modo, quindi entrerò ovviamente nel primissimo. Adesso ci sono tutte le codine che io ancora non ho tagliato perché volevo tenerle, ecco. In questo modo. Dopodiché entro nella catenella a fianco prendendola tutta e nella relativa catenella dall'altro lato quindi farò semplicemente avanti e indietro in questo modo quindi nella prossima in questo modo e in quella successiva prendendo bene tutta la catenella così State morbidi altrimenti, eh, insomma, dopo alla fine del lavoro vi tirerà. Quindi ad ogni catenella che incontrerete, non farete altro che questo lavoro avanti e indietro. Per avere una bella adesso è morbida, cucitura che insomma, quasi non si vede una volta uniti i due laterali quindi la nostra canotta è semi finita dobbiamo andare a rifinirla e io in che modo la rifinisco? quindi entro vabbè, proprio sotto lo scalfo quindi vado a fare l'attaccatura sotto lo scalfo e vado a fare tutto un giro di maglie basse quindi in ogni maglia alta scusate ero fuori inquadratura in ogni maglia alta entrerò una maglia bassa in questo modo vado a dare una bella rifinitura al mio scalfo manica in questo modo perdonate i rumori i vicini stanno facendo dei lavori quindi andiamo a fare tutto il nostro Perimetro di eh, maglia bassa quando arriviamo sul laterale, ovviamente ci regoleremo a seconda della nostra mano. Io sicuramente farò due eh, maglie basse in ogni su ogni maglia alta, però eh, diciamo che la ragionerò al momento perché a volte poi fa l'effetto. Tutto, tutto ondulato che a me non piace quindi a volte decido di farne su una eh, maglia lateralmente una maglia alta faccio la maglia bassa eh, in quella successiva ne faccio due poi ne faccio una poi ne faccio due insomma tento di eh, rendere il più eh, bello possibile il bordo perché poi dipende molto dalla mano di fatto noi abbiamo fatto sempre l'inizio con la maglia alta con due catenelle teoricamente sì eh, ci andrebbero due maglie basse lateralmente però se ondula posso optare per fare una maglia eh, con una sola maglia bassa e la maglia eh, sopra con due maglie basse e alternerò così mentre sul nostro eh, Collo, lavorerò una maglia bassa su ogni maglia alta, quindi io procedo in, in questo modo e poi vediamo se eh, riesco a farvi vedere questo pezzo eh, in modo da ehm, darvi più o meno indicazioni di come lo intendo fare io. Esatto, vi confermo proprio quello che avevo pensato quindi, in, su, lateralmente a questa maglia alta ho fatto due maglie basse, nella prossima ne farò solo una, in quella successiva ne farò due, nella prossima ne farò solo una. Vedete, in questo modo non arriccia. Perché, purtroppo, a seconda della nostra mano a volte mh, potrebbe arricciare, ecco il bordino quando lavoriamo lateralmente. Quindi, qui ne facciamo due, qui ne facciamo una, qui di nuovo ne facciamo due, nuovamente una, nuovamente due. Novamente, ah, scusate, ho detto nuovamente due, però ne ho fatta una. Allora, aspettate nuovamente due una. siccome sono nell'angolo io catenella e ricomincio a eh, quindi entro di nuovo. Faccio la seconda perché ovviamente faccio l'angolo come sempre si fanno gli angoli ora ricomincio a lavorare su ogni maglia alta una maglia bassa quindi qua non dobbiamo più fare chissà quale calcolo ma lavorare semplicemente le maglie come si presentano ma ovviamente a maglia bassa quindi faremo questo per tutto il perimetro del nostro scalfo manica e pettorina questo punto, la nostra maglia è finita. L'unica cosa che ci rimane da fare, appunto, è due catenelle. Io le ho fatte lunghe 160, poi dipende da quanto le, voglie, le volete lunghe voi, perché ovviamente questa è una questione proprio di gusti. Vado a infilare nel tira, fettuccia la mia catenella, e nella maglia bassa entrerò dentro uno di e uno no vedete mi infilerò tra le maglie basse per far passare tutta la nostra catenella e farò questo sia sul davanti quindi sia con una catenella sul lato anteriore della mia maglia vedete in questo modo ecco qui qua sono doppia, ecco. Sia sul eh, retro della maglia, e lì ci vediamo perché vi faccio vedere come rendere la maglia sia barchetta che arricciata. Quindi, quindi, la nostra maglia è definitivamente finita. Allora, se volete il collo a barchetta, non fate altro che fare due bei fiocchettini laterali, lasciando larga la vostra, eh, il vostro collo. In questo modo, vedete, senza stringere, faccio i due fiocchettini e avremo il nostro collo a barchetta, mentre se voglio l'arricciatura, non mi rimane altro che stringere, stringere e ovviamente. Rifare i miei fiocchettini laterali così da avere la maglia sia nella versione eh, così col collo arricciato che con il collo a barchetta. Eh, la pucci ne ha messo uno solo e eh, non so se anche con uno solo potete fare questo. Ecco lavoro. Io ho preferito infilarne uno davanti e uno dietro, proprio perché così ho la possibilità di decidere, nel senso che se lo uso copre, come per costume, posso anche decidere di arricciarlo sul collo quindi avere lo scollo all'americana. Se invece voglio lasciarlo col collo a barchetta, mi basta semplicemente bloccare qui la catenella e il collo rimarrà eh, a barchetta dritto. Io spero che anche questo tutorial voi l'abbiate trovato semplice da seguire, eh, bello, interessante. Ringrazio la Pucci per la collaborazione, noi lavoriamo sempre a stretto contatto. Ringrazio Francesca Italia Artisan, eh, quindi Merceria Italia Artisan per i filati. Io vi saluto, vi do uh, appuntamento se vorrete venire a trovarmi sul gruppo Facebook Creando e Chiacchierando con Luci. Nelle info vi lascerò tutti i link al filato e allo schema originale che trovate sul sito della Drops, perché ci tengo a ribadire che il progetto non è mio. L'ho potuto realizzare in quanto ho usato il filato Safran che è un filato Drops, quindi sono stata autorizzata a potervelo ehm, registrare, ovviamente con le mie modifiche, eh, ma vi metterò anche il link al progetto originale. Vi mando tanti baci, tanti saluti, ciao ciao da Luci, al prossimo video tutorial, a presto!